Re Carlo si prepara a guidare il primo Natale come capo della famiglia reale e del paese. Re Carlo è stato descritto da un biografo come un reale che si aggrappa alla tradizione poiché sta affrontando un periodo di transizione difficile. Tra le usanze che il nuovo sovrano si è mostrato pronto ad abbracciare c'è quella di festeggiare il Natale a Sandringham. Il commentatore reale americano Christopher Andersen ha detto a Express: per mantenere almeno l'illusione di continuità e stabilità, Charles si aggrappa alla tradizione ogni volta che può. Il Natale a Sandringham è una di quelle tradizioni. L'assenza della regina si farà sentire, senza dubbio, e nel suo annuale discorso natalizio Charles renderà un enorme tributo all'impatto che sua madre ha avuto sul suo lungo regno. L'autore di The King, The Life of Charles III, ha notato che il monarca ha dovuto affrontare un flusso costante di scandali imbarazzanti poche settimane dopo il suo nuovo regno. Tra questi c'erano le osservazioni fatte da Lady Susan Assi al leader della beneficenza Ngozi Fulani a un ricevimento a Buckingham Palace ospitato dalla regina Camilla il mese scorso. La lite sul razzismo sembra essersi conclusa la scorsa settimana, quando Lady Susan ha offerto le sue sincere scuse per i suoi commenti alla signora Fulani, fondatrice di Sista Space, durante un incontro faccia a faccia a Buckingham Palace. Andersen ha aggiunto che King Charles si sta anche occupando della sbarrata continua di accuse da prima pagina da parte dei Sussex. Questo mese, Netflix ha pubblicato un documentario in 6 parti sulla storia d'amore del duca e della duchessa del Sussex e le loro lotte con l'intrusione dei media. Oh.